Sono qui con Lorenzo Cogo del ristorante stellato El Coq di Marano Vicentino. Gli faccio quattro domande. Quando parlano di te dicono sempre che sei giovane e sembra che per tanti sia quasi un difetto e concludono sempre così, col dire che bisogna aspettare per dare un giudizio. Ma tant'è, lo sappiamo tutti, questa è l'Italia che non apprezza i suoi talenti. A me invece interessa il tuo viaggio, vorrei dire il tuo nomadismo, che ha messo tende a Melbourne, a Sydney, Tokyo, Spagna, Singapore, Danimarca e potrei continuare. Hai attraversato il mondo culinario, hai appreso dei migliori chef per poi tornare a casa. Come ti trovi oggi nella tua bianca tenda di pietra a Marano? Bel discorso. È una situazione complessa, stimolante sicuramente. La giovane età aiuta a fare anche tante volte delle scelte non troppo pensate, no? Si segue molto l'istinto, per questo la mia cucina l'ho chiamata cucina istintiva, appunto perché cerco di seguire quello che sento, perché comunque la mia età ha bisogno di espressione, di libertà, quindi come la cucina non segue grossi canoni, ma segue quello che il team o quello che io in quel momento ho bisogno di esprimere, stessa cosa per il Coq. Quindi fondamentale per me era comunque seguire un sogno, seguire quello che sentivo dentro e in quel momento sentivo di dover rientrare a casa, di mettermi in discussione con un territorio che ha tutto fuorché favorevole verso questa tipologia di cucina. Però siamo riusciti appunto, portando a casa dei risultati importanti come può essere la stella, ad affermarci, no? A cambiare anche un po' le carte in gioco che normalmente, no? Troviamo comunque nel bacino d'utenza vicentino e quindi rappresenta una grande soddisfazione. Da lì a poter crescere ancora è una sfida che è veramente pesante perché ogni giorno le cose invece di migliorare peggiorano, no? Ma non all'interno del mio ristorante, ma fuori. E quello che io ho bisogno, come giovane appunto, ho bisogno di stimoli, ho bisogno di energia, ho bisogno di incontrare persone che abbiano uguali stimoli, anche se di diversa provenienza, quindi di diversi valori o lavori, che però riescono a trasmetterti un qualcosa per avere l'energia da poter andare avanti, l'energia da poter replicare all'interno del ristorante. Ed è questo che in Italia ad oggi manca. Esci dalla porta, esco dalla porta del mio ristorante e sento una depressione generale che non sei solo. Veramente soprattutto per un giovane che non ha legami fondamentalmente. Molte volte ti porta a riflettere e a illuminare, no, quell'idea di dire lascio questo paese perché questo paese non mi può dar più niente. Parlando questa sera di food design, a me interessa un oggetto particolare che tu usi spesso per il tuo acquario, un vasetto di vetro in vendita all'IKEA. Mi parli di questo o di altri oggetti che usi per presentare i tuoi piatti? Sì, questa sera abbiamo portato questo oggetto di design, se vogliamo, no, di chip design. Chip. Appunto perché è l'unica cosa che è rimasta all'interno del mio ristorante come piatto, come snack, fin da quando il ristorante ha aperto le porte. Perché? Perché rappresenta la filosofia di come è stato sviluppato il Coq e di come sviluppiamo ogni giorno le nostre giornate. Quindi l'idea fondamentale è di dare importanza al contenuto delle cose piuttosto che al contenitore. Appunto in questo caso utilizziamo questo contenitore IKEA, molto economico se vogliamo, certo, dal costo inferiore di un euro, però all'interno ci sono degli ingredienti che per me significano tantissimo e che ho piacere sempre condividere con il mio cliente per far capire dove è arrivato. Capito che non è più in territorio vicentino, ma in acque quasi internazionali. Certo, certo.
Mi piace la tua filosofia di cucina istintiva. Vorrei capire questa sera che siamo qui a dialogare sul food design, che letteralmente significa progettazione del cibo, il tuo concetto attorno al tema del cibo progettato e di cucina istintiva. L'istinto ha bisogno del progetto? L'istinto ha bisogno del progetto. Sì, sembra un controsenso. Un controsenso, però questa è la domanda difficile. Sì, però è così, è così. L'istinto è la scintilla. La scintilla però non può essere alimentata se non con un gran ragionamento. Quindi deve esserci legna buona per bruciare bene, no? E per produrre del calore serio. Quindi se vogliamo, in questo caso noi utilizziamo molto la brace, no? Creare delle braci che durino nel tempo, bisogna partire anche da ragionamenti importanti. Quindi è quello che cerchiamo di fare. Cerco di seguire l'istinto come input, come inizio, e la mia cucina fa questo, perché parte da qualsiasi input che ricevo e in base a quello che voglio sviluppare. Poi però mi fermo e ci ragiono. Per terminare questa breve conversazione, ci dici cosa hai preparato questa sera agli invitati allo Schio Design Festival per meglio comprendere la filosofia? Sì, appunto, come si diceva prima, l'acquario sarà acquario? Uno dei due snack della serata. Appunto, voglio trasmettere questa cosa, che non è più importante apparire, soprattutto in questo momento, no? L'importante è essere, nel bene o nel male, che io posso piacere o meno, però sono io. E per me questo è fondamentale, comunicare ed essere diretto, ma essere vero. Quindi molte volte ti possono giudicare di più, perché purtroppo l'Italia è un paese che giudica tantissimo, e giudica soprattutto se hai successo. Certamente. Però almeno sono vero e io sono tranquillo, no? Quindi l'acquario trasmette questo, trasmette l'essenza di quello che sono io e la lotta che porto avanti ogni giorno, okay? Sul non apparire troppo, no? Ma essere vere persone e basta. Invece il cannellone è un cannellone di ricotta e grano saraceno che viene racchiuso in una pellicola di acqua di pomodoro. Rappresenta un po' a livello stilistico, no? Quasi un quadro, se vogliamo, tantissimi elementi all'interno, quindi una complessità apparente veramente importante, perché si parla di 7-8 ingredienti, no? Quindi difficoltà anche a livello di impiattamento, certo. Però una semplicità nel mangiarlo. Porta con sé l'essenza dell'Italia, della mediterraneità, perché comunque ha ricotta, ha il pomodoro, ha l'origano, quindi cose molto molto semplici al palato, con un twist molto personale. Un twist dato da una centrifuga di sesamo nero e una spuma, che è uno zabaione salato. Quindi porta questo twist a livello di contemporaneità, a livello di palato, ed è quello che noi lavoriamo sempre. Essere contemporanei nel gusto e meno magari nell'aspetto, quindi cercare di essere più essenziali in quello che si presenta, ma più contemporanei in quello che si mangia. Ringrazio Lorenzo Cogo e non posso che dire viva i giovani.